Ciao, benvenuti nello spazio Mio Podcasting. Questa è la stagione 2. In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog. Fate riferimento quindi a Mio Radar, Mia Fantascienza e Paleocontatto. Mio Podcasting è un contenuto audio a cadenza mensile. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Mio Podcasting. In questa puntata parlerò brevemente della bloggata numero 21 relativa a come costruirsi un Always Ready Survival Kit. Il link alla bloggata lo trovate come sempre in descrizione nel filmato qui di YouTube. Allora, in questa breve sintesi affronterò il problema delle catastrofi, emergenze e guerre e di come sarebbe bene imparare a tutelarsi da questi eventi disponendo in modo precauzionale almeno di un survival kit. Gli eventi catastrofici possono essere suddivisi in eventi naturali, eventi umani, eventi non terminali, eventi terminali. Le catastrofi naturali sono eventi naturali che detonano producendo effetti negativi che coinvolgono gli esseri umani, ad esempio uragani, cicloni, tornado, eruzioni vulcaniche, maremoti, terremoti, alluvioni, slavine, valanghe, frane, incendi naturali, caduta di bolidi, meteoriti e altri eventi naturali simili. Le catastrofi umane sono tutti quegli eventi umani in cui esiste un'interazione negativa e distruttiva tra persone e possono essere di vario genere: guerre, bombardamenti convenzionali, atomici, chimici, esplosioni atomiche, attentati terroristici di vario genere, incendi dolosi, scontri urbani e flashpoint, rivoluzioni, guerre civili, pulizie etniche, invasioni, epidemie batteriologiche e quant'altro. Ora, gli eventi non terminali sono quelle catastrofi naturali od umane in cui entro 24 ore dall'evento giungono ai malcapitati aiuti dall'esterno, mentre gli eventi terminali sono catastrofi naturali od umane in cui non giungono aiuti dall'esterno. Di solito le persone che vogliono tutelarsi da eventi terminali si costruiscono un bunker oppure assemblano dei survival kit molto complessi e costosi, individuando poi a priori anche delle zone disabitate, sicure e ben conosciute in cui rifugiarsi. In questa bloggata audio non troverete discussioni armaiole, ma infatti si suppone che in caso di detonazione di eventi terminali le persone finiscano per presentarsi spontaneamente quello che resterebbe dei distretti militari, quali provvederebbero a fornire ai volontari tutti i dispositivi di sicurezza necessari per gestire in parte l'evento terminale. Questa bloggata audio discuterò rapidamente su come affrontare catastrofi umane e o naturali di tipo non terminale, ossia quelle entro le quali dal tempo zero, trascorsi i 24 ore, giungono ai malcapitati degli aiuti dall'esterno. L'Italia è un paese a rischio di terremoto, maremoto, alluvione, eruzione vulcanica, valanghe, slavine, con il cambiamento climatico anche il rischio di tornado, mini uragani mediterranei e quant'altro, alluvioni eccetera. Di solito ciascuno di noi ottimisticamente pensa che la probabilità di trovarsi in una situazione di emergenza sia piuttosto bassa e per questo di solito tende a mettere la testa sotto la sabbia come gli struzzi. Questo è un comportamento irrazionale perché in altri paesi sono le stesse autorità di governo che incentivano i cittadini a dotarsi di un Survival Emergency Kit. C'è ad esempio la California, lo stato della California, la Croce Rossa canadese, la città di Chicago, oltre che all'Australia. Ora, la buona notizia è che preparare un Survival Kit non è, diciamo, da malati di mente oppure da paranoici, ma è un comportamento da persone razionali e responsabili per fronteggiare i rischi di cui ci si vuole coprire. L'ottima notizia è che non serve spendere tanti soldi per assemblare un survival kit. È sufficiente dare un'occhiata ad alcuni video di YouTube
da cui estrarre tanti ottimi suggerimenti pratici su come realizzare una propria lista su che cosa mettere o non mettere nel vostro personalissimo survival kit. Ora, se andate a visitare la mia bloggata, sarete catapultati in una pagina web in cui ci sono vari filmati tratti da YouTube, che io vi invito a darci un'occhiata perché ci sono tanti ottimi suggerimenti pratici. Ora, quello che vi posso dire brevemente in questa sintesi è che il problema numero zero da risolvere nella costruzione di un survival kit è decidere quante persone il survival kit dovrà praticamente sostenere. La risposta è semplice: di solito ciascuno prepara il proprio sacco, poi se lo dovrà portare sul groppone. Problema risolto. Secondo annoso problema a risolvere, cioè decidere se è meglio mettere oppure non mettere nel kit di sopravvivenza del cibo. È vero che è certamente facile emulare una razione K acquistando degli omologhi prodotti al supermercato. È altresì vero che i cibi in scatola e gli liofilizzati hanno delle scadenze. Occorrerà fare una lista dei materiali, cambiarli e rinnovarli con costanza spendendo danari per evitare di trovarsi una razione K totalmente inutilizzabile per cibo scaduto. È altresì vero che, dovendo assemblare un survival kit personalizzato che sia ottimizzato per eventi non terminali, il problema del cibo può essere bypassato, dato che si suppone che entro 24 ore giungeranno aiuti dall'esterno, per cui ci si può appunto decidere di non mettere cibo, dato che in 24 ore nessuno muore di fame. Il problema dell'acqua potabile invece è un problema importante e non va sottovalutato. È sicuramente importante bere acqua e 24 ore senza bere possono essere molto lunghe. Quindi la presenza di una borraccia con acqua potabile potrebbe tornarvi utile anche in un viaggio, specie ad esempio in caso di rischio di un mega ingorgo automobilistico. Una facile soluzione quindi consiste nel riempire una borraccia con dell'acqua, semplicemente della cannella, per evitare che diventi stagnante e sostituirla ogni 7 giorni. Senza spesa e con il minimo impegno, praticamente a cadenza settimanale, vi sarete così garantiti un minimo d'autonomia idrica in caso di emergenza. Il secondo grande problema da risolvere è decidere dove collocare il vostro survival kit, e questo non è un problema marginale. Se collocherete il vostro zaino colmo di cose utili nello stanzino di casa e questo finisse sommerso da una catasta enorme di cose, è alquanto improbabile che in caso di terremoto, qualora usciste vivi di casa con molta fretta, riuscireste a trovare il tempo o il modo di portare con voi il vostro survival kit coperto da una montagna di cose. Allo stesso modo, se appoggiaste il vostro survival kit in garage, se la struttura del vostro garage fosse sotto un palazzo non antisismico, è molto probabile che il vostro survival kit rimarrebbe sepolto sotto una montagna di macerie. Sotto il letto di solito è una buona soluzione, è infatti il luogo che è suggerito anche dalle autorità californiane. Tuttavia, il posto è davvero opportuno solo se il processo di estrazione del vostro zaino da sotto il letto fosse davvero un procedimento rapido che non si trasformerebbe in una procedura lunga e complicata che vi farebbe perdere il tempo prezioso. Un ottimo posto aggiuntivo dove collocare il vostro survival kit è il bagagliaio della vostra auto, a patto che sappiate dove avete parcheggiato e quali rischi potreste correre in caso di terremoto, maremoto, alluvione. Tutti eventi che potrebbero spossessarvi dell'auto e quindi anche del vostro prezioso survival kit, proprio quando più vi sarebbe più necessario. Io ho assemblato un Always Ready Survival Kit e l'ho composto con queste cose. La lista la trovate all'interno della mia bloggata e se siete interessati a approfondire la tematica vi andate a leggere la lista. La potete copiare utilizzando praticamente costruendo un survival kit identico oppure togliendo degli oggetti o aggiungendo degli altri oggetti. Fate un po' come vi pare. Ok, per questo episodio abbiamo finito. Un saluto, ciao.